To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973 after being shot with both arms held in the air and then shot again from the back. I was left on the ground to die, and when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In 1977, I was assisted in a trial that can only be described. As a legal lynching. In 1979, I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. I saw this as a necessary step, not only because I was innocent of the charges against me, but because I knew that the racist legal system in the United States, I would receive no justice. Respectfully yours. Comunque ai miei giovani occhi la vita a Wilmington era molto eccitante C'erano sempre nuovi posti da scoprire, nuovi cugini, zie e zii da incontrare Uno dei miei parenti preferiti era zia Lou Era la sorella di mamma Jessie e viveva dall'altra parte della città era l'unica parente dei miei nonni rimasta a Wilmington. Il resto si era trasferito su al nord o verso l'ovest. Zia Lou aveva una casa magica, piena di tutti i tipi di sapori, stoffe, odori e cose. C'erano interi mondi da esplorare nella sua casa. Ogni volta mi dava da mangiare qualcosa di buono e poi mi lasciava correre come una pazza, fino a quando non sono cresciuta. Non ho mai saputo che zia Lou avesse un figlio. Il suo nome era zio Willy ed era morto prima che io nascessi. Zio Willy era una specie di leggenda nella zona di Wilmington negli anni 20, 30 e 40. Ogni volta che veniva in città, si dice, zia Lou piangeva e si disperava e si preoccupava fino a quando non era in un territorio più sicuro su al nord. Dicono che distruggesse i cartelli sui quali c'era scritto gente di colore oppure solo bianchi e che infrangesse a cuor leggero le leggi di Jim Crow. Andava in giro a reclamare i propri diritti e a denunciare l'oppressione dei neri ed è logico che quelli che gli volevano bene fossero in pena per lui fino a quando no, non se ne riandava. Lo chiamavano Willy il Selvaggio oppure l'indiano pazzo. Si diceva che fosse mezzo nero e mezzo cirocchi, ma la gente lo chiamava così per il suo carattere. Dicono che avesse molti amici e morì per cause naturali. Il resto dei parenti che ho conosciuto erano da parte di mia nonna. La famiglia di mia nonna viveva a Seabreeze, fuori Wilmington, vicino a Carolina Beach. Il loro cognome era Freeman, uomo libero, ed erano famosi per il loro temperamento agitato, irascibile e sentimentale. Raramente lavoravano per qualcuno e avevano invece scelto di vivere nella terra che il padre aveva lasciato loro. Lavoravano come contadini o pescatori, ed erano proprietari di piccoli negozi. Ho anche sentito dire che facevano del contrabbando. Il padre di mia nonna era un indiano Cherokee. Morì quando mia nonna era molto giovane. Nessuno sa molto di lui, a parte che in qualche modo aveva acquistato un bel po' di terra e l'aveva la, la, lasciata ai propri figli. La terra aveva un grande valore, perché la maggior parte confinava con il fiume o con l'oceano. Ognuno aveva una teoria diversa su cosa avesse fatto il bisnonno per acquistarla. In ogni modo era per questa terra che i miei nonni si erano trasferiti giù al sud. Nel 1950, l'anno in cui ci trasferimmo a Wilmington, il sud era completamente segregazionista. Ai neri era vietato andare in molti posti e tra questi vi era anche la spiaggia. A volte si viaggiava fino al South Carolina solo per vedere l'oceano. I miei nonni decisero di iniziare un'attività sulla propria terra. Consisteva in un ristorante, spogliatoi in cui la gente poteva cambiarsi e uno spazio per ballare e rilassarsi. Il nome popolare della spiaggia era Bob City, anche se i nonni insistevano a chiamarla Freeman Beach. Durante la mia infanzia il nome Freeman non aveva un significato particolare per me. Non era altro che un nome, come tanti altri. Solo quando sono cresciuta e ho iniziato a leggere la storia dei neri, ho scoperto il significato del nome. Dopo l'abolizione della schiavitù, molti neri si rifiutarono di usare il cognome dei propri padroni, invece si facevano chiamare Freeman. Il nome veniva usato anche dagli africani che erano stati liberati prima che la schiavitù fosse abolita ufficialmente, ma fu soprattutto dopo l'abolizione della schiavitù che molti neri cambiarono il proprio nome in Freeman. Dopo essere venuta a conoscenza di questo fatto, ho cominciato a vedere i miei antenati in una luce completamente nuova. Per me la spiaggia era un luogo magnifico e fino ad oggi non c'è stato un posto sulla terra che io abbia amato di più. Non ho mai visto una spiaggia più bella di quanto quella lo fosse all'epoca, prima che decidessero di costruire un canale proprio attraverso la proprietà dei miei nonni. Adesso non è altro che una pallida ombra di ciò che essa è stata, con la maggior, par con la maggior parte distrutta dall'erosione. Ma allora c'erano maestose dune di sabbia, ricoperte da erba marina, dove io e i miei cugini costruivamo fortini, case e qualche volta città. Quando il tempo lo permetteva, trascorrevamo ore a nasconderci e a farci attacchi a sorpresa. La sabbia era fine e pulita, e all'inizio dell'estate potevamo trovare ogni sorta di erbe marine. Quando il sole era troppo caldo, ci sedevamo nella vecchia jeep blu del nonno e giocavamo con cose fruscianti come bambole o tazze di carta. Dopo che ebbi imparato a leggere sedeva al sole, sotto l'enorme cappello che mia zia mi faceva sempre portare, e leggevo un libro dopo l'altro. Una settimana sì e una no, mio nonno andava alla biblioteca di colore in Red Cross Street e il bibliotecario gli dava una decina di libri per me. Non appena li avevo finiti il nonno andava a prenderne un altro pacchetto. La mia immaginazione era vivida. Con frammenti di pirati e dei gemelli babsei che mi alleggiavano intorno, sedevo guardando verso il mare e pensavo a molte cose. Immaginavo tutti i posti dei quali avevo letto e che stavano dall'altra parte dell'oceano e mi domandavo se mai li avrei visti. E naturalmente sognavo a occhi aperti le cose più strane, il più delle volte pazzesche. Ma le mie giornate non trascorrevano semplicemente con i sogni occhi aperti. I miei nonni erano convinti assertori del lavoro. Avevano lavorato tutta la vita e per nulla al mondo avrebbero tollerato una fannullona buona niente vicino a loro. Ogni giorno c'erano delle faccende da sbrigare e non si poteva giocare fino a quando non erano finite. Facevo cose come mettere le patatine fritte nei sacchetti, riporre le bottiglie di soda in frigo, pulire i tavoli, eccetera. Quando c'erano clienti, vendevo patatine, sottaceti o zampetti di maiale marinati. Apparecchiavo anche i tavoli e portavo ai clienti ciò di cui avevano bisogno, ma il mio compito principale consisteva nel farmi dare i 50 centesimi per il parcheggio. Siccome non c'era una strada per la nostra spiaggia, la strada asfaltata finiva con la sezione per i bianchi, i nonni dovettero pagare per far costruire una strada asfaltata e un parcheggio sulla sabbia. Vennero portati dei carichi di bitume e un compressore li schiacciò fino a quando divennero abbastanza duri per poterci passare sopra con l'auto. Era stata un'operazione costosa, così mio nonno decise di chiedere 50 centesimi per il parcheggio. Sapevo contare e dare il resto fin da piccola, e così la riscossione dei 50 centesimi diventò un compito mio. Durante la settimana non mi prendeva molto tempo, ma durante il fine settimana, se il tempo era bello, era un lavoro che occupava tutta la giornata. Automobili e autobus arrivavano da ogni parte del North Carolina, del South Carolina e della Virginia. C'erano gruppi parrocchiali, gite scolastiche, circoli sociali, gruppi femminili, giovani esploratori e guide. Ogni sorta di gente veniva alla spiaggia, alcuni con pochi soldi e altri ai quali si vedeva addosso come fossero poveri. Durante gli anni che ho trascorso alla spiaggia, solo un paio di persone mi hanno creato dei problemi. La maggior parte mi trattava molto, molto gentilmente, come se fossi una loro figlia. La gente che veniva alla spiaggia mi affascinava, mi piaceva vederli venire e andare. Dopo un po' di tempo riconoscevo i clienti abituali, non ci mettevo molto a imparare i loro nomi. Alcuni mi davano una mancia che spendevo regolarmente al jukebox. C'erano un sacco di innamorati e passavo molto del mio tempo a spiarli giù al parcheggio, ma non erano molto interessanti, non facevano altro che contorcersi molto. Guardare le targhe, riuscire a riconoscere a vista la maggior parte delle targhe dello Stato e raccogliere insetti era molto più interessante, ma ancora meglio era osservare le famiglie durante i loro picnic con pollo fritto, insalata di patate e angurie. Alcuni di loro sembravano così felici che c'era da scommetterci che non avessero molte possibilità di fare dei picnic ed ero sempre alla ricerca di bambini con cui giocare quando non ero molto occupata. Poi c'erano quelli che se, la, che se la spassavano. Le loro auto sapevano il whisky. Ballavano molto, mangiavano molto, mettevano un sacco di soldi nel jukebox e spesso mi chiedevo se sarebbero tornati a casa sani e salvi. Erano molti i poveri che venivano alla spiaggia. A volte le carrozzerie delle loro vecchie auto e del loro cam o dei loro camion erano fatiscenti. Di solito avevano molti bambini e non avevano i costumi da bagno. Facevano il bagno con i vestiti che portavano sulla spiaggia e in genere i bambini non indossavano nulla. Poi c'erano quelli che venivano a prendere un po' d'aria, di solito verso sera, ben vestiti per cenare. Molti dicevano non sopporto il sole, sono già troppo nero, non posso mica prendere il sole. Era straordinario il numero di persone che dicevano di essere già troppo nere. Noi li guardavamo come se fossero pazzi perché a noi il sole piaceva. Ma gli ombrelloni in affitto andavano a Ruba. Alcuni appendevano vestiti e coperte intorno agli ombrelloni così che la luce non penetrasse. Una signora si metteva sempre una borsa di carta in testa e ci ritagliava due buchi per gli occhi. Alcune donne si rifiutavano di avvicinarsi all'acqua per paura che i loro capelli si rovinassero. Per me una delle cose più commoventi era quando qualcuno vedeva l'oceano per la prima volta. Era straordinario a vedersi. Stavano là in soggezione, sopraffatti e confusi, come se si trovassero faccia a faccia con Dio, con la vastità dell'universo. Mi ricordo che una volta un prete portò una vecchia signora alla spiaggia. Era la persona dall'aspetto più vecchio che avessi mai visto. Disse che voleva solo vedere l'oceano prima di morire. È rimasta là, ferma in un punto così a lungo che sembrava in trance. Poi, con l'aiuto del prete, zoppicò intorno, raccolse conchiglie e le avvolse nel suo fazzoletto come se fossero la cosa più preziosa al mondo. Mi piaceva mangiare ancora oggi e la spiaggia sembrava fatta apposta per me. Ancora oggi, quando penso al pollo fritto o alle cene a base di pesce, mi viene l'acquolina in bocca. Ma quello che mi manda veramente in estasi è ricordare quei piatti con frutti di mare gamberi ostriche granchi vongole patatine fritte insalate e pomodori come contorno se la memoria non mi inganna mi pare costassero un dollaro e mezzo dopo il cibo la musica era la mia passione Fazz Domino, Natkin Cole, Chuck Berry, Little Richard, i Platters, Brock Benton, Bobby Blue Band, James Brown, Dina Washington, Maxine Brown, Big Maybell sono alcuni dei tanti che ascoltavo durante quegli anni alla spiaggia. Adoravo ballare. Suonavano la loro musica e io ballavo scatenata. Questo era un altro modo con cui raccoglievo mance. La gente mi incitava Dai ragazza, dai guarda come balla la piccola. Ma mi piaceva anche guardare gli altri ballare. Spesso la nonna o il nonno mi dovevano risvegliare dal mio stato di trance mentre guardavo qualcuno che ballava invece di sbrigare le mie faccende. Di notte i miei cugini, che qualche volta venivano a lavorare alla spiaggia, raccontavano storie di fantasmi. Piaceva loro raccontarle perché mi terrorizzavano, raccontavano di morti che resuscitavano, di serpenti che potevano strisciare a cento miglia all'ora e ucciderti con le loro code, di fantasmi rossi e di altre cose orribili. La mia immaginazione era vivida e prima che la notte fosse finita l'erba si trasformava in creature mostruose e il vento emetteva gemiti da fantasma. A volte anche la nonna e il nonno si univano alle nostre sedute di storie di fantasmi. Quella preferita da mio nonno era la seguente. Stava tornando a casa in auto di notte durante una terribile tempesta. C'erano lampi e tuoni spaventosi. Vide un fulmine che colpiva un albero davanti a lui e vide l'albero abbattersi di traverso sulla strada. Tentò di, di frenare, ma era troppo tardi. Raccolse le forze per prepararsi al colpo. Ma non successe nulla, l'automobile passò docil docilmente attraverso l'albero come se non ci fosse. Il nonno si voltò e invece l'albero stava ancora per, tra tra per traverso sulla strada. Giurava che la storia era vera e son convinta che ci credesse sul serio. Comunque, dei veri fantasmi ci vennero a far visita: erano i fantasmi del parcheggio. Sembra che i cittadini bianchi di Wilmington e di Caroline Beach non fossero affatto contenti che i miei nonni avessero osato costruire su quel terreno e iniziare un'attività di colore. Eravamo troppo vicini per la loro serenità, così di tanto in tanto ci facevano visita per esprimere la loro disapprovazione. Non so per certo se fossero membri tesserati del Ku Klux Klan, ma a giudicare dal loro comportamento penso lo fossero. A loro ovviamente non portavano i cappucci. Potevano anche essere solamente dei ragazzotti americani alla ricerca di un po' di sano divertimento. Il parcheggio era di torba e le gincane con le auto a rotta di collo lo avrebbero rovinato in un momento. In due o tre scorazzavano per il parcheggio girando in tondo e sbandando mentre gridavano minacce e insulti razzisti. Una volta esplosero anche alcuni colpi di pistola in aria. Ricordo di averli visti e sentiti, chiedendomi che cosa avrebbero fatto dopo. Più di una volta vidi il nonno andare a prendere le sue pistole e tenersele con calma dove stava seduto. In qualche modo questo mi spaventava ancora di più perché sapevo che anche lui aveva paura. Alla fine mio nonno mise una grande catena, praticamente grande quanto quelle usate per ancorare delle navi, lungo la strada di entrata al parcheggio e questo in breve eliminò i nostri visitatori notturni. Una sera mentre mia nonna ed io stavamo assicurando la catena al suo posto e chiudendola, un uomo bianco arrivò in auto al parcheggio e con un tono arrogante di voce ordinò alla nonna di aprire il cancello, di modo che potesse girare la sua macchina. La nonna, guardandolo con dignità, disse No, non posso farvelo fare. Allora lui, in tono più gentile, le chiese di aprire il cancello. No, rispose lei di nuovo. Dai nonnetta, la mammina mi aspetta a casa. Adesso apri il cancello e fammi girare. La nonna si chinò allora vicino al volto dell'uomo. Non mi interessa quante mammine tu abbia a casa, non mi interessa nemmeno se ne hai un centinaio. Stasera di qui te ne devi andare e voglio vederti fuori dalla mia proprietà ora, immediatamente. L'uomo diventò rosso, come può diventarne un razzista, e incominciò a indietreggiare con la sua auto. La strada era molto stretta e un'auto poteva passarci a malapena, non c'era modo di girarsi senza restare insabbiati. Se ne andò a retromarcia per quasi mezzo chilometro. Mentre lo guardavamo indietreggiare la nonna e io, scoppiammo a ridere fino a farci venire le lacrime.